Qui abbiamo un programma che ci permette di controllare un servomotore tramite un potenziometro per Arduino 1. È tratto da un sito, è stato modificato, il codice si trova originale, si trova al link che è indicato qua, e questi due sono due commenti, cioè sono due indicatori, qui dell'inizio di commento e qui della fine di commento. Da questa parte in grigio perché è un commento. Così come qua invece abbiamo i singoli commenti sulla riga identificati dalla doppia barra. Include servo è il comando che ci permette di collegare la libreria che controlla il servomotore, che definisce gli oggetti servo, che qui poi andiamo a inizializzare. Quindi questo myServo, che poi ritrovo più avanti nel programma con le sue varie funzioni, è appunto l'oggetto che vado a definire, potrei chiamarlo servomotore 1, mio motore 1, qualsiasi cosa io desidero. Poi ho l'inizializzazione, qui ho la posizione iniziale del servomotore, qui definisco qual è sulla scheda Arduino, qual è il pin analogico che vado a usare come ingresso del potenziometro, quindi il segnale che ricevo dal potenziometro. Qui ho invece il valore che verrà letto, quindi questa è una variabile che mi serve per memorizzare appunto il valore letto dal potenziometro di volta in volta, e poi qui ho una variabile perché i valori del potenziometro vanno da 0 a 1023, mentre invece il mio angolo andrà, voglio che vada da 0 a 180, oppure comunque in un intervallo di gradi compatibile con il servomotore, e quindi dovrò ridurre in proporzione, quindi fare una proporzione. Per far questo uso una funzione di map, che sostanzialmente è una proporzione dei valori in gioco, e quindi mi serve questo valore, il valore mappato. E poi ho definito qua, ho aggiunto un valore di tempo uguale a 0, perché mi servirà per una funzione particolare che poi vediamo. Nell'inizializzazione vedete che vado a definire a quale pin è collegato il mio servomotore dal punto di vista del segnale, per dargli la posizione, e vado a inizializzarlo a 0, perché il valore di POSI è 0, e quindi in questo modo, scrivendo, cioè dando al servomotore il valore 0, lui si posiziona ad angolo. Un piccolo ritardo per così dare tempo che ci sia appunto lo spostamento corretto del servomotore, perché potrebbe essere in un'altra posizione. E poi qui ho inizializzato la comunicazione con il monitor seriale, che si può aprire direttamente da qua e che mi permette di vedere alcune variabili che saranno poi esplicitate più giù nel programma. E vado anche a inizializzare la variabile tempo prendendo il valore, questo valore di questa funzione. La funzione millis restituisce il numero di millisecondi che sono trascorsi dall'inizio, da quando è stato acceso l'Arduino, quindi è una specie di cronometro interno che ovviamente parte quando si accende l'Arduino. E vediamo che a un certo punto va in overflow, cioè riparte perché, come dire, si riempie tra virgolette, però ci vogliono circa 50 giorni, quindi per il nostro lavoro va più che bene. E vediamo poi che ci sono le due parti, il void loop e cioè, scusate, abbiamo visto il setup, adesso vediamo la seconda parte, che è il void loop, e quindi settiamo il valore questo valore del potenziometro leggendo il valore sul pin, quindi vado a leggere sul pin a 0 che avevo definito prima, no? Quindi sul valore a 0, quindi potrei benissimo scrivere al posto di questo a 0, perché così il programma è più flessibile se voglio integrarlo con altre funzioni e ho bisogno di usare in modo diverso i pin, mi basta modificarli nell'inizializzazione, non ho bisogno di mettere mano al programma vero e proprio. Dopodiché faccio una mappatura diciamo dell'intervallo, quindi qui mi dà un valore, ripetiamo, da 0 a 123, invece voglio che poi il mio servomotore si muova in un intervallo da 0 a 180. E fatto questo, quindi con questa funzione faccio la mappatura, cioè questa è proprio una proporzione, dice prendi
i valori di pot value, e ti dico io che sono valori che vanno da 0 a 123, e a seconda di qual è il valore di pot value, trasformano nell'intervallo 0-180. Quindi se pot value è alla metà, è 511-512, mi darà un angolo di 90 gradi. Dopodiché quest'angolo che ho definito lo vado a scrivere, tra virgolette, con la funzione myServoWrite, come abbiamo visto anche prima qui, e di nuovo la scrivo, ma a questo punto la posizione è cambiata, quindi il mio servomotore, se ho mosso il potenziometro, sarà in movimento. Un piccolo ritardo per dare il tempo al servomotore di posizionarsi nella nuova posizione, altrimenti tende ad andare un po', come dire, tra virgolette, in confusione. Ecco, poi vediamo come uso questa funzione millis. Allora, io avevo registrato il tempo qui all'inizio nel setup e poi lo andrò a fare successivamente tutte le volte che utilizzo, quindi che vado a verificare che è passato un certo intervallo di tempo, che è questo, 2000 millisecondi, quindi 2 secondi. Quindi il valore di millis in questo momento meno il tempo che avevo registrato prima, quando diventa maggiore di 2 secondi, svolgo le informazioni, le istruzioni che sono dentro all'if, che sono reinizializzare tempo, quindi prendere i millisecondi che sono passati adesso, in questo momento in cui sono entrato nel ciclo, e andare a scrivere dove? Sul serial monitor queste informazioni: il valore letto dal potenziometro risulta, abbiamo il pot value, il valore mappato in proporzione come angolo di ampiezza, e abbiamo la posizione. Quindi mi fa vedere che c'è una corrispondenza tra i valori da una parte e dall'altra. Se io vado a collegare il mio Arduino al computer, il mio circuito già preparato prima, a questo punto posso caricare il programma e quindi puoi vederlo in esecuzione. E quindi carico il programma. L'ho caricato. A questo punto vado a vedere cosa sta facendo il mio programma sul serial monitor. Chiaramente adesso qui non abbiamo una telecamera, quindi non vediamo il motore, al limite sentiamo questo rumore di fondo, ma se andiamo a vedere il valore qui del, ecco, c'era già qualcosa prima, non era stato ripulito. Man mano che io vado a girare, vedo ogni 2 secondi. Allora, il motivo per cui nel programma c'è questo controllo è perché altrimenti nel serial monitor la velocità con cui vengono presentati questi dati risulta illeggibile. Per lo stesso motivo c'è anche questa linea vuota, che è quella che mi permette qua di avere uno spazio e quindi rende maggiormente leggibile il tutto. Qui adesso sono fermo, se io ruoto, okay, cambia l'angolo, okay, fino a 180, se vado dall'altra parte cambia l'angolo fino a 0. E vediamo che effettivamente c'è una corretta proporzione. 1023 mi dà 180, adesso cerco di posizionarmi a metà, ecco qui un po' meno, ancora un po' meno, ok, e quindi arrivando, no, niente, non riusciamo a trovarlo, ancora un po', ecco, sono circa 512. Un po' di più, 529, e l'angolo appunto è 93. Se fossi riuscito col potenziometro, che è piuttosto sensibile, quindi bisogna avere la mano molto delicata, ecco, 511, perfetto, vedete, 518, ecco, sono lì intorno, arrivo intorno ai 90 gradi. Bene, grazie.